Scuola media Giovan Battista Nicolosi a Paternò. Siamo all'interno della palestra dell'istituzione scolastica. Qui in alto alle mie spalle c'è la targa che tra poco verrà scoperta, intitolata al professore Salvatore Ciccia. E questa palestra da oggi sarà appunto intitolata a lui. Lui è stato un professore di educazione fisica che per tanti anni ha insegnato in questa scuola e per tanti anni ha fatto anche attività extrascolastica con l'atletica leggera. E come Luigi Puglisi, così come Luigi Puglisi, anche lui dedicato al territorio, e così come Luigi Puglisi, insegnante di educazione fisica, si vede da oggi intitolata questa palestra in suo onore per continuare nel suo ricordo quell'impegno importante per il territorio e per i giovani. Sistemata e intitolata, il professore Ciccia rappresenta un professore, un maestro per gli alunni, ma un maestro di vita per tantissimi di noi. Io me lo ricordo piccolino, io frequentavo la Guglielmo Marconi, ma allora c'era una sinergia. La Guglielmo Marconi si trovava proprio in via Virgilio, c'era la Marconi e la G.B. Nicolosi. E il professore Ciccia era veramente una grande persona, un personaggio, uno che si faceva rispettare, ma che aveva una disponibilità con i giovani immensa. Rendiamo omaggio a un uomo, a un professionista, a un padre di famiglia che ha dato tanto alla nostra comunità, alla nostra scuola, ma a tutta la comunità paternese. E questo è importante perché noi non dobbiamo mai dimenticare che ha fatto del bene e che ha lasciato un segno importante nella nostra città. C'è anche una manifestazione sportiva che si fa nel periodo di Santa Barbara, intitolata al professore Ciccia. Bei momenti, esempi da seguire per i nostri giovani. Allora, oggi appunto il 10 giugno del 2021 qui nel plesso centrale della GB Nicolosi noi stiamo proprio omaggiando il professore Ciccia con una targa, un professore che si è speso tantissimo per questa scuola, infatti era anche vicario ed è un professore che attraverso lo sport ha educato ai principi sani tutti questi ragazzi e proprio a lui stiamo dedicando questa palestra che è stata ristrutturata dall'ente locale e in più con ulteriore appunto finanziamenti, il nostro dirigente scolastico attuerà anche dei cambiamenti fuori proprio per favorire l'atletica leggera e favorire e portare avanti proprio quelli che sono i principi del professore Ciccia, cioè lo sport come educazione del corpo e anche appunto della mente. L'Associazione Podisti Paternò, per non dimenticare il professore Ciccia, da anni ha istituito un memorial in suo onore, che poi è il Trofeo Santa Barbara. Sì, è stato un modo anche come ringraziare il ruolo fondamentale non solo della mia vita, ma di tante persone in cui lui ha seminato. Ha cercato sempre di dare insegnamenti nella vita. E questo è stato un modo anche per ringraziarlo, continuare un progetto che lui aveva fatto con Luigi Puglisi, il Trofeo Santa Barbara, che poi abbiamo anche affiancato il Memorial Tori Ciccia, che già dall'anno della sua scomparsa, il 2016, abbiamo portato avanti. E causa Covid, lo scorso anno non è stato potuto avere svolgimento, ma quest'anno, all'8 dicembre, ci sarà la nuova tappa, che entra anche a far parte del circuito FIDAL come tappa del Grand Prix provinciale. Oggi sono orgoglioso di essere qui, sono stato invitato e anche, diciamo, mi pregio di essere promotore di questa iniziativa.